Usava molto bene la lingua inglese, a patto che magari quello che dice Marco sia inteso come diglossia, cioè secondo me come poeta Marco Simonelli è molto più addetto alla lingua inglese e per lui la lingua inglese è molto più importante di quello che era per Massi, che pure parlava inglese molto bene e scrive anche intere poesie in inglese. Però questo, naturalmente questa è una mia opinione. Sono andato a vedere la pagina di Wikipedia. Sono andato un'occhiata al codice sorgente e rimane poco di quello che avevo scritto io nel 2012, perché la cultura open source è questo, che aggiunge, che taglia, che sposta ed è giusto che sia così. Ci sono dei riferimenti che avevo fatto io che però mi sembrano non attuali, no? Non giusti. Vorrei specificare semplicemente molto brevemente questi riferimenti che facevo ad altri poeti, prima di tutto per Massi. E poi anche per questi altri poeti che sono felicemente vivi, naturalmente. Quindi paragonarlo a, per esempio, Massimiliano Martinez, che è un poeta molto assolutamente performativo e che ha avuto tutto un percorso di poesia che da una poesia scritta diventa una poesia recitata, detta, cantata, cantillata, cantilenata, eccetera, significa non fare giustizia a Massi, non perché Massi non sapesse esibirsi. Massi faceva dei reading che... L'aveste visto voi, era una cosa molto particolare, anche soltanto come immagine sua, come si presentava con le unghie laccate in un certo modo, truccate in un altro, a volte con parrucca, a volte senza. Però la poesia di Massimiliano Martinez è, che non è, che è di Galatina, però gravita sempre su Bologna, perché c'è una specie di agglutinamento attorno a Bologna di poeti gay, è assolutamente scritta per essere esibita. Quindi anche se voi andate a sentire delle sue presentazioni, diventano delle recite, ma non recite nel senso di reading, proprio recite, c'è cioè una specie di sipario ideale, e questo significa anche che le ultime uscite di Martinez sono dei CD oppure dei DVD, quindi significa anche raccolta fondi, significa anche per portare avanti un progetto artistico che volta per volta vuole una sala di incisione, una sala di registrazione, un armonizzatore dei testi, sono tante cose che significa che c'è una differenza tra Massi, tra quello che pensava Massi, che ha delle radici classiche fortissime la poesia di Massi, e quello che pensa Martinez, che è un'altra cosa. Poi ancora il riferimento a Andrea Moretti, da non confondere con Marino Moretti, anche se Andrea Moretti è nato da quelle parti, che è nato dal Fonsile, la patria di Vincenzo Monti, niente meno. E Andrea Moretti non c'entra proprio niente con Massi, perché è un poeta che va sul modulo 4 e praticamente quasi sempre costruisce i propri pezzi su quartine, anche se poi nasconde una fitta trama di terzine, sestine o ottave, però alla fine, se voi andate a portare il numero dei versi di ciascuna composizione, è divisibile per 4. È un poeta quasi che non ha molto a che fare con Massi. È un poeta che tra l'altro credo che stia per uscire un suo ultimo libro, perché la pagina su Massi è stata fatta nel 2012, quindi fotografa una posizione che era nel 2012. Tra l'altro mi ricordo, io Massi l'ho frequentato molto anche per lavoro, perché veniva dove lavoravo io, che è un posto dove la gente la prima cosa che fa quando entra si spoglia. E quindi erano colloqui tra di noi molto particolari, perché io ero vestito, lui no. E quindi io vedevo il poeta nudo, come si dice in gergo, lo vedevo in tutti i sensi nudo. Tra l'altro mi ricordo bene che Massi non si vedeva bello, mentre invece, spogliato di pepli, era veramente una persona gradevole, aveva anche molto successo. Mi ricordo che ultimamente, molto stressato dal fatto di non avere riconoscimenti, che lui capiva di meritare, lui mi diceva che voleva smetterla con la poesia, dice no, voglio dargli un romanzo, scrivo un romanzo, e basta, non ne posso più, qua la gente non mi considera. Che sarebbe poi il percorso, cioè, inverso di quello che ha percorso per esempio Glusa, che ha iniziato con un romanzo bellissimo, Il Covo della Farfalla, e poi ha cominciato, diciamo, a pubblicare rapporti diversi. Cioè, ci sono veramente tante, così come non credo che c'entri molto la poesia di Marco con quella di Massi. Credo che siate due personalità completamente diverse. E
abbiate delle peculiarità molto diverse, così come ancora meno c'entra la poesia di Baldoni. E questo lo volevo dire perché semplicemente vi potrei annegare di aneddoti su Massi, però volevo darvi appunto ragione delle parole che trovate sulla pagina di Wikipedia, che non sono più quelle di una volta. E magari vi dico l'ultima mio ricordo di Massi, l'ultima volta che l'ho visto, stava già veramente molto male, ed era in sauna. E io non riuscivo a gestirlo perché aveva delle crisi isteriche ultimamente. E in queste crisi isteriche veniva fuori tutto il marcio che c'era umanamente dentro, tutto il suo narcisismo che noi siamo disposti ad attribuire a un poeta soprattutto ad un poeta grande come era lui, e di cui sono state sensibilissime per esempio le radici di anche lessicali che venivano da Dante, proprio nei brani che ha letto Marco. In pratica, l'ultima volta che l'ho visto stava talmente male che poi magicamente si è palesato all'ingresso il suo ex ragazzo, e si sono messi come siete seduti voi lì, su una panca, e Massi ha cominciato a piangere sulla spalla. Ed era un contrasto fortissimo, perché vedere una persona giovane è una persona meno giovane, è una persona vestita, una persona nuda, una persona che piangeva, una persona che cercava di rimanere calmo, una persona rasata, una con i capelli lunghi. Però ad un certo punto siamo riusciti in qualche modo a farlo uscire dal locale, a vestirlo, camminava a fatica, camminava a passettini, e il ragazzo dolcissimamente lo teneva per l'avambraccio, così guarda, e se lo portava via, sempre fuori dal cortile e verso la strada. Ecco, mi è sembrata una cosa molto bella, e questa è l'ultima immagine che ho di Massi, perché poi mi ha raggiunto dopo si è suicidato. E mi è venuto in mente proprio che l'opposto, cioè dell'amore probabilmente non è l'odio, ma è l'amicizia. Cioè, quando l'amore diventa amicizia, diventa veramente una cosa che esclude l'amore e che però può aiutare le persone. Ecco, mi è venuto in mente questa cosa qui, perché penso che quella loro storia fosse finita, ma lui lo stava ancora aiutando. Ecco, basta, non ho, avrei tantissime altre cose da dire, però vi ringrazio di aver fatto questa serata, perché veramente sono molto, molto legato. Queste serate sarebbe bello farle per le persone vive, naturalmente, non per le persone morte. Però sicuramente in questo momento Massi si è da qualche parte, sicuramente si sta facendo delle grandi sghignazzate. Ed è molto felice.